Eccoci, bentrovati l'informazione di Teriblea sul canale 13 e sul canale 110. Apriamo parlando delle condizioni atmosferiche, nel senso che il caldo, e poi aiutato anche dal vento, ha creato l'ennesimo incendio. Infatti oggi molti mezzi della Protezione Civile, della Forestale, eccetera, eccetera, sono stati impegnati nella zona di Vittoria per spegnere un incendio, solito posto tra l'altro, che è sempre la zona della Valle del Lippari nei pressi di Vittoria. Devo dire che l'altro ieri i vigili del fuoco sono stati impegnati, e la forestale, sono stati molto impegnati a pochi chilometri da Vittoria nel bosco di Santo Pietro. E ci sono stati parecchi danni, tant'è vero che il sindaco Joppolo proprio ieri è andato a fare un sopralluogo per andare a vedere quali guai si erano verificati. E pensate che per spegnere l'incendio l'aeroporto di Comiso a un certo punto ha visto sulla sua pista ben quattro Canadair, quindi un aeroporto che oltre ad avere il compito di, come posso dire, di portare le persone quando ci sono, ha svolto per ora ottimamente anche il compito di supporto logistico per vigili del fuoco e protezione civile. E dobbiamo anche dire che l'Assemblea regionale ha sbloccato il sistema dei concorsi per quanto riguarda diciamo, gli uomini della forestale. Ci sono, come al solito, lamentele sul numero delle ore, i gruppi, però noi sappiamo che la forestale, gli uomini della forestale, pur essendo nel passato spesso oggetto di critiche, di sfottò e cose del genere, ricordate quello che faceva Crocetta ospite da Giletti, noi credo che ne abbiamo bisogno, perché quando ci sono 40 gradi come ora e scoppia l'incendio, per fermarlo sono guai. Parliamo di un'altra cosa, chi ci ha seguito prima dell'inizio del telegiornale avrà visto la diretta dalla cattedrale di San Giovanni a Ragusa. Sabato abbiamo trasmesso la diretta dalla cattedrale di Caltagirone con il vescovo Peri e oggi ci siamo dedicati a questo momento molto particolare perché si festeggiano i 13 anni della, diciamo, impegno episcopale di Monsignor Cuttitta. E quindi noi abbiamo mandato in onda la diretta, però abbiamo anche estrapolato 3 minuti soltanto del discorso dell'omelia del vescovo Cuttitta. Vediamo. 10 anni dall'ordinazione episcopale, 13 anni nei quali ho lavorato prima a Palermo come ausiliare dell'arcivescovo Romeo. E poi qui nella diocesi di Ragusa. Abbiamo ascoltato la prima lettura che ci riporta alla consacrazione con l'unzione dello Spirito. Tutti noi siamo unti dallo Spirito, tutti noi a diverso titolo siamo unti dallo Spirito del Signore. E lo Spirito ci ha consacrati tutti con l'unzione e ci ha mandato a portare il lieto annunzio ai miseri, a fasciare le piaghe dei cuori spezzati. Riflettendo sulle parole del profeta Isaia, in questo giorno di anniversario e di bilanci, mi chiedo se ho portato olio di letizia e veste di lode. A chi? A chi è segnato dalle tante afflizioni? Necessita di una corona e non della cenere. Mi chiedo, sono stato un pastore vigile? Ho curato con premurosa sollecitudine il mio gregge?
sono domande che mi rivolgo da me stesso. Non per fare un rendiconto della mia missione pastorale, ma per spronare ancora di più l'amore che mi unisce a questa diocesi e per incitare l'ardore con cui vivo il mio ministero. Ritornando all'Antico Testamento, possiamo scorgere la figura del sacerdote che offre i sacrifici di animali per l'espiazione dei peccati del popolo di Israele. Il sacerdozio di Cristo però porta a compimento quella funzione, facendosi anche vittima. Egli, infatti, è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. L'esercizio del... Quindi auguri a Monsignor Cuttitta per questo compleanno, se così possiamo dire, e ringraziamo anche l'organizzazione della cattedrale che ci aveva chiesto di mandare in onda questa cerimonia, e noi lo abbiamo fatto, come abbiamo fatto anche per gli amici di Caltagirone. Cambiamo argomento, vi faccio vedere due foto, però devo anche ricordare che le immagini di prima, quelle che ci sono state mandate da, da Franco Assenza, che riguardavano l'incendio, e noi ringraziamo Franco perché fa davvero un ottimo lavoro. Qui invece vi faccio vedere delle foto che fanno riferimento alla visita alla scuola Portella della Ginestra a Vittoria con il ministro Azzolina. Vedete il ministro con la mascherina, dietro c'è il commissario di Spenza, poi vedo altre personalità, mi pare che c'è anche l'onorevole Campo, insomma è chiaro, viene il ministro della pubblica istruzione, però ecco, vedete, tanta gente non c'era per vari motivi, era un incontro istituzionale perché così non si poteva permettere che ci fossero grandi numeri per la situazione sanitaria. E la scuola è uno degli argomenti più criticato in questa fase, quella che viene chiamata la rinascita, una rinascita difficile da comprendere, e quindi su questo avremo bisogno di parlare di più e capire come la scuola vorrà essere gestita da questo ministro. Da dire che il ministro stamattina è stato a Floridia nella sua scuola, mi pare fosse un liceo scientifico, ha visitato la sua classe, applausi, applausi, chiaramente torna a casa da ministro, che non mi pare una cosa da poco. C'è però anche da dire che voi sapete che a causa della formula elettorale un po' di persone sono state elette senza manco sapere cusù, e questo non lo possiamo negare. Lei si sta facendo il ministro, speriamo che faccia bene. Invece pare che comunque questa fase sia ben fatta, e lo possiamo capire da questi 4 minuti che il Premier Conte ha parlato 54 minuti, noi ne abbiamo estrapolati 4, perché in questi 4 minuti ci sono delle cose che ci riguardano in modo forte, tangibile, direi anche proprio quasi quasi di cuore, perché il Premier, lo sentirete, ha parlato di 130 opere che sono state considerate necessarie, essenziali per il nostro Paese, i soldi li andiamo a trovare, e poi ha anche parlato di una semplificazione, quindi di una sburocratizzazione che dovrebbe permetterci di andare più velocemente. Ora, fino ad ora il Premier non è che mi aveva entusiasmato, dice che ora ha fatto una cosa e ti fa piacere, no, però è chiaro che quando mettiamo in campo queste decisioni che servono a fare delle svolte essenziali, epocali, pensate per esempio
ridurre le valutazioni di impatto ambientale, permettere ai funzionari di non avere paura di mettere una firma, tutte queste cose sono importanti. E poi quando mi parla anche di opere che riguardano direttamente la nostra provincia. Sentiamo il Premier Conte. Alta velocità di rete Salerno-Reggio Calabria, alta velocità di rete Palermo-Catania-Messina che va in gara già quest'estate, alta velocità Pescara-Roma e Pescara-Bari, alta velocità ancora Genova-Ventimiglia, alta velocità Venezia-Trieste, la Gronda, la 106 Ionica, ampliamento della Salaria, fronte laziale anche marchigiano, ampliamento della Pontina, la Ragusana, commissariamento anello ferroviario di Roma, ponte sullo Scrivia in Liguria, stiamo parlando della 7, invece di mantenerlo lo demoliamo e lo ricostruiamo. Ferrovia Pontremolese La Spezia-Parma, potenziamento Agrigento-Caltanissetta, alta velocità Brescia-Verona. Commissarieremo 9 dighe sarde, perché la Sardegna ha bisogno di acqua. E ancora la diga di Pietrarossa, Enna, Catania e poi in Lombardia realizzeremo le varie opere, l'ho già detto, per le Olimpiadi. Ecco, questo un po' è un florilegio di tutti i cantieri che verranno velocizzati e su cui procederemo speditamente. Ma vediamo adesso il decreto in dettaglio, ci sono delle slide che ci accompagneranno. Avremo degli appalti più semplici, più veloci. Niente gara di appalto sotto i 150.000 euro. I lavori verranno affidati direttamente alle ditte, quindi ci sarà un affidamento diretto che adesso è a 40, sino a 40.000, verrà elevata la soglia a 150.000. Da oggi con questa norma le pubbliche amministrazioni saranno in grado di far partire da subito opere importanti per l'intera comunità di riferimento. Poi ancora, avremo una procedura senza bando di gara per lavori da 150.000 euro sino a 5 milioni di euro, una procedura negoziata senza bando. E ancora, sopra la soglia europea, che per i lavori pubblici sappiamo è di 5 milioni, la regola resta la gara, ma con abbreviazione dei termini, salvo che vi sia una specifica ragione collegata all'emergenza Covid-19, perché in questo caso non ci sarà evidentemente il tempo per una procedura ordinaria e si procederà con una negoziata, anche in questo caso, con inviti. Ovviamente prevediamo anche la possibilità di inviti e per quanto riguarda anche il criterio di rotazione delle ditte, con delle soglie poi articolate per il numero di invitati. Ancora, diamo poteri regolatori a tutte le stazioni appaltanti, quindi non serve necessariamente nominare un commissario per procedere speditamente, però prevediamo che in situazioni complesse e in caso di complicazioni si potranno nominare commissari e sulla scia dell'esperienza già maturata. Abbiamo già ormai una certa esperienza, l'Expo Milano, da ultimo il Ponte di Genova, che è una brillante, diciamo, operazione che stiamo realizzando in pochissimo tempo. E anche su questo quindi interverremo dando un assetto unico alle norme sui commissari, mettendo ordine alle procedure di nomina e quanto alle competenze. La slide successiva contiene anche qui una piccola rivoluzione, riguarda i funzionari pubblici. Basta paura, conviene sbloccare. Oggi, con la nuova normativa, quando andrà in Gazzetta Ufficiale, ci saranno più rischi per il funzionario che tiene fermi i procedimenti e opere, non per quello che li sblocca. Sino adesso cosa è successo? Siamo arrivati a una situazione perversa. Tra due funzionari pubblici, quello che fa carriera è quello che rimane inerte, che non firma, che non sblocca le opere. Quello che si assume delle responsabilità, paradossalmente, rischia di esporsi a un soverchio danno, a un soverchio pregiudizio. Ecco, noi dobbiamo fermare, ricacciare via la paura della firma. I funzionari pubblici devono essere messi in condizione di poter sbloccare lavori e opere. Avete dunque sentito. Intanto ha detto questa parola ragusana. Ora, sperando che non sia la moglie del ragusano Top, la ragusana, speriamo che faccia riferimento alla nostra strada. Che sai, in questo paese non si sa mai. Poi della Ragusana chissà cosa, però
dovrebbe essere l'autostrada la Ragusa-Catania, con la possibilità di fare dei commissari, e poi lui in 50 minuti ha spiegato anche come funziona, e soprattutto anche questa semplificazione. Ci sono altre cose interessanti, per esempio l'alta velocità. Da noi l'alta velocità è un po' diversa, perché si fa Catania, Messina, Siracusa, e mi pare giusto che possiamo andare oltre. No, scusate, Messina, Catania, Palermo, manco Siracusa. Quindi l'alta velocità è questa. Io credo che naturalmente l'alta velocità a noi piacerebbe, ma non è un problema di alta velocità da noi, è un problema di frequenze, è un problema di ferrovie che ancora sono efficienti, è un problema di stazioni aperte, perché molte sono chiuse e neanche sappiamo se le aprono, di binari che non si ossidano, perché anche questo è un problema. Lasciamola stare l'alta velocità, va bene sulla Salerno-Reggio Calabria, va bene sulla Ionica, quello che volete, ma intanto a Ragusa fateci questa strada che a noi serve molto. Dicevo, Conte simpatia non me l'ha fatto assolutamente, proprio manco per sogno, però questa cosa la considero un passo avanti interessante. E resteremo a parlare di politica fra un istante, però prima andiamo a parlare di numeri, i numeri del contagio. Allora, qui non abbiamo capito più niente, guardate, io mi viene anche il nervoso a pensare lo scontro, ormai tutti fanno queste famose barzellette, ma mettetevi d'accordo, uno dice una cosa, uno dice un altro, la pandemia scoppierà di nuovo, tutti morti, ora no, la pandemia non esiste più, il virus lo abbiamo messo nel frigorifero, tutto quello che volete voi, però non c'è dubbio che il povero italiano davvero è vittima, è ostaggio di questa vicenda, e questa è la parte peggiore, perché se oggi noi non siamo riusciti con il ministro, con il presidente Conte, il ministro Speranza, a mettere insieme 8, 9, 10 bestiali che ci dicono guardate che la malattia è così o non è così, noi siamo un paese allo sbando e soprattutto ostaggio di chi fa fake news, chi fa la verità, e non sappiamo qual è la verità, questo è l'altro problema. L'unica cosa certa che abbiamo è che quelli dell'Ocean Viking, e ieri ne abbiamo parlato con Ali Kuo, che era andato sulla nave per far fare i tamponi, il risultato è che tutti quanti non sono contagiati, quindi non hanno il coronavirus. Questo è importante perché c'era questa preoccupazione. Ora non so come li sistemeranno, come faranno a portarli nei vari punti di accoglienza. Diceva Ali Kuo ieri, alcuni veramente soffrono, altri sono persone che fanno regolarmente avanti e indietro, e non credo che siano 5.000 euro alla volta, quindi c'è tutta una organizzazione dietro questo traffico che sarebbe giusto fermare, e poi c'è anche da dire che su questo si basano anche delle attività politiche che fanno crescere o meno i consensi. Questa storia la affrontiamo ora con questa intervista che vi manderò in onda. Però la notizia è che quelli dell'Ocean Viking non hanno il coronavirus, e anche quelli che erano scappati dal centro di accoglienza, si chiamasse San Pietro, vicino Comiso, anche loro avevano già fatto i tamponi e la quarantena, quindi sono scappati, ma non ci dovrebbero essere preoccupazioni, sempre ammesso che anche loro facciano attenzione, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, dicevo, parliamo di politica, perché venendo da un'importante dichiarazione del Premier Conte, noi scendiamo dal centro alla periferia. Vediamo. Questa è Teleiblea. L'Italia è in tavola da CRAI Gruppo Radenza.
Fesa di tacchino a 6,99 euro al chilo. Motta, vaschette e la cremeria, vari gusti, 500 grammi a 1,79 euro. Granarolo mozzarella, 100 grammi per 3 a 1,59 euro. Heineken birra, 66 centilitri a 99 centesimi. Offerte valide fino a mercoledì 8 luglio. CRAI Gruppo Radenza. Sentirsi a casa. Edillegno, azienda ragusana di esperienza trentennale con personale altamente qualificato e macchinari all'avanguardia. Specializzata nella costruzione di case in legno, fisse e mobili, tetti, pergole, gazebo, scale e pavimenti. Edillegno Ragusa. Palchi diversi al castello, decima edizione, la quinta sulla scalinata nel magnifico parco del castello di Donna Fugata. Dopo gli straordinari successi delle scorse edizioni, con le rappresentazioni classiche, le pirandelliane e i varietà, ritorna la compagnia Godot con due spettacoli, Caffè Comique divertentissimo e Con le ali dell'amore dai bellissimi sonetti di William Shakespeare, in alternanza dal 22 al 26 luglio, dal 5 all'8 agosto, dal 25 al 28 agosto. Prenotazione obbligatoria e prevendita presso Bedamaggio in via Coffa a Ragusa. Solo prevendita da USA Sport al porto di Marina di Ragusa. Per prenotazioni e informazioni telefoniche contattate i nostri numeri. Posti limitatissimi. Presto, vi aspettiamo. Continuiamo a parlare di politica, questa volta ci spostiamo da Palazzo Chigi, da non so dove sta Conte, a Palazzo a Ragusa, via Archimede. Palazzetto. Via Archimede, no? Allora, c'è con noi, vedete, Peppe Calabrese, che è stato riconfermato qualche settimana fa il segretario cittadino del PD, ma è anche l'occasione per parlare di partiti, perché ultimamente c'è davvero questa difficoltà a comprendere quali sono i partiti che sono rimasti in piedi, perché vedo che il 5 Stelle ci sono fughe da varie parti. Forse siete rimasti voi e la Lega. Peppe, che mi dici? Beh, intanto saluto i telespettatori. Devo dire che il Partito Democratico, lo dico sempre in ogni riunione, è quello che è, ma è quello che c'è. Cioè, l'ossatura di un partito moderato, progressista, riformista in Italia, che riesce a fare la differenza con tutto il resto, è il Partito Democratico. E io milito nel Partito Democratico perché questa idea di riformismo continuo, di cercare di, senza tagliare nessuno, di rivoluzionare un po' il modo di fare politica in questa nazione, io credo che sia proprio insito nel DNA e nello statuto del PD. Tant'è che io credo che sul governo nazionale ci sia in questo momento, grazie al Partito Democratico e all'apporto che mette dentro, da spendere solo elogi positivi. Chiaramente in un momento così difficile qualche discrepanza ci sta sempre, però in linea di massima, come abbiamo potuto ascoltare in questi ultimi in queste ultime ore, devo dire che qualcosa in positivo per la nazione, per l'affidabilità, per i cittadini si sta muovendo. Ecco. Noi aspettavamo questo discorso della semplificazione, ma ne abbiamo parlato prima, invece andiamo avanti con il PD ragusano. Intanto diciamo una cosa. Qualcuno ha criticato, hanno mandato comunicati, c'è il nuovo che avanza, Peppe Calabrese è tornato. Ci sono anche... Io non li ho letti, chi è che li ha mandati questi comunicati? C'era, come si chiama, Italia Viva, una cosa del genere. Italia Viva? Sì. Qua a Ragusa? Sì.
dice il nuovo che avanza, cioè sono tornati e dice Peppe Calabrese è tornato. Come fa Peppe Calabrese a tornare? Ecco. E poi c'è anche qualche lamentela, sempre all'interno, che però non esce fuori, ma all'interno gente che non è molto d'accordo su questa tua elezione. Io premetto questo, e chi era presente lo ha potuto constatare. Intanto io mi sono dimesso quasi un anno fa, 10 mesi fa, dalla carica di segretario cittadino, proprio perché avevo detto io ho già dato più. E quindi diamo spazio a chi comunque si vuole proporre. Dopo il Partito Democratico sul livello regionale, avendo avuto un commissariamento, perché poi Faraone, se ricordate, è andato a Italia Viva, siamo rimasti senza segretario, abbiamo dovuto rifare il congresso, c'è stato un commissario e quindi si sono rifatti i congressi regionali, provinciali e locali sui circoli. In tutti questi passaggi che ci sono stati è chiaro che a Ragusa, come un po' in tutta la Sicilia, si è fatto un tesseramento. Quindi chi si iscrive al Partito Democratico, col nuovo statuto, col nuovo regolamento che il commissario ha messo dentro, può esprimere consenso o dissenso nei confronti del gruppo dirigente. E questo lo fai quando ci sono i congressi. Il congresso di per sé non è che il congresso è l'elezione, il congresso è un dibattito per capire qual è la linea del partito che si vuole portare avanti, il tipo di città nel caso in cui si parla di circolo vuoi sviluppare in seno a una discussione politica. Ora, rispetto a tutto questo, io sono contento perché ho visto una sala piena di iscritti, al contrario di qualche imbecille, lo dico chiaramente, che si mette lì a scrivere, che eravamo in pochi, c'era la Digos che alcuni li ha lasciati fuori perché per una questione di distanziamento non li ha fatti entrare. Quindi la sala era una sala di 200 posti. Però dovremmo avere le immagini della squadra. La sala, io, siccome le ho visti, è chiaro che una fila sì, una fila no, dovevi stare in sicurezza, e poi un posto sì, un posto no, dovevi stare in sicurezza. Quindi devo dire questo però, in ogni caso, che la gente si è iscritta al PD. E guarda che il fatto che si iscrivano 400 persone online, perché non si sono fatte le tessere, Mario fatti la tessera, ci penso io, Giovanni fatti la tessera, come si faceva una volta, in qualche partito. Si sono iscritti 400 ragusani. Quando si iscrivono 400 ragusani, questi sono coloro che decidono chi deve gestire il partito. Io non mi sono candidato, te lo dico sinceramente. Io ho ricevuto, e l'ha detto anche lì davanti il segretario, il neo segretario eletto regionale Anthony Barbagallo, con cui siamo molto amici, mi ha chiamato più volte dicendomi: noi abbiamo il piacere che tu devi riprendere un po' in mano la situazione perché crediamo che tu sia un dirigente valido e quindi devi continuare a gestire le sorti del Partito Democratico col gruppo di dirigenti che ci sono. I risultati non sono mai stati dei risultati pessimi, ricordiamoci che alle ultime elezioni amministrative, al di là se si è arrivato quarto o quinto, ma abbiamo preso 5.000 voti, che sono i voti che ogni volta il PD prende in questa città, così come tutti gli altri sindaci che purtroppo poi non siamo arrivati al ballottaggio, ma ripeto, la differenza con chi è arrivato al ballottaggio è che poi sia stata più di tanto. Quindi noi abbiamo fatto un lavoro e dovremmo continuare a fare un lavoro anche di ricucitura. Quindi Barbagallo mi chiede di fare il segretario. Durante il congresso il presidente del congresso ha detto: qualcuno di voi vuole proporsi come segretario? Se ci fosse stato qualcuno io sarei stato il primo a dire proviamolo, facciamogli fare il segretario. Ma quando un partito come il nostro ti chiama, parlo in questo caso del partito regionale, ti chiama da dirigente a dire dai il tuo contributo, continua a dare il tuo contributo, siccome io nel PD c'ero, ci sono e ci sarò, al contrario di qualche mala lingua che va dicendo altre cose, mi sono sentito in dovere di dire al mio neo segretario regionale eletto, che è il riferimento del nostro parlamentare regionale, che io continuerò fino a quando me la sento a dare una mano per cercare di farlo crescere. Questo partito è indirettamente o direttamente fare crescere il mio territorio, che è la mia città, certo. Perché io voglio bene alla mia città. Poi se c'è uno, due o tre che si permettono di andare sulla stampa, qualcuno, ho sentito che c'è stato uno che tu forse conosci bene, che viene anche qua in questa televisione che vengono qua, forse fanno delle trasmissioni televisive, che non sono manco soggetti politici, no, ho letto mezza pagina su un giornale. Allora chiunque scrive può, allora io evito di rispondere, perché rispondere poi alla fine ti porta solo a scontri a tu per tu, non serve a nulla. Io dico questo: se avete voglia di lavorare, c'è il partito, ci sono gli iscritti, si fanno i congressi, adesso l'abbiamo fatto, quindi andiamo avanti.
Si fanno le battaglie politiche, si portano avanti i problemi della città. In questo momento si fa opposizione a un governo di destra che governa la nostra città, che è antagonista al nostro modo di fare politica, alla nostra idea di città, e noi siamo qui per questo, per essere propositivi da pungolo a un'amministrazione che secondo me lascia il tempo che trova, se vuoi ne possiamo parlare, Certo, ora anche ne parliamo. scendendo nei dettagli, è che un partito democratico, un partito come il Partito Democratico, in un'area progressista di centrosinistra, deve essere il punto di riferimento. Che poi ci siano liste civiche, partiti minori che vogliono catalizzarsi all'interno di un progetto politico, io credo che comunque il baricentro della politica di centrosinistra moderata e progressista deve essere il Partito Democratico. Senti, solo per, come si dice, onor di cronaca, le immagini che abbiamo mandato sono del congresso provinciale, non del congresso cittadino, perché è chiaro che c'erano dei numeri differenti. No, Allora, io non c'ero al congresso provinciale, appunto, no perché infatti, non c'ero in qua, ero fuori sede, quindi non. perché lo dico? Perché come vedete nelle immagini, dietro Peppe Calabrese c'è, come si chiama, guarda, come si Sì. chiama che sta parlando in questo Gianni momento? Lauretta Gianni che è Lauretta. stato eletto presidente Esatto, dell'Assemblea. Questo è, tra l'altro qua sono solo i delegati, appunto, cioè perché questo il può essere congresso. che è uno Congresso provinciale ci sono i i delegati delegati, di ogni quindi uno comune. dice che i numeri sono No, quelli, l'hanno no? fatto in questa sala Esatto, perché comunque perfetto. la distanza di Ma era sicurezza. per onor di Ma non è cronaca per questo. spiegare che questo è il congresso provinciale e Esattamente. non il Io ti devo dire che in un cittadino. momento di Covid avere più di 100 e passa persone in una sala che ne può contenere massimo 100, perché da 200 ne puoi mettere dentro uno sì e uno no, e nemmeno perché una fila devi lasciare Certo. libera, è stato un grande risultato. E Perfetto. soprattutto ho visto entusiasmo tra le persone che vogliono Bene. riprendere la battaglia Peppe, politica. ecco, torniamo alla battaglia politica. Mi sembra di avere capito che tu hai detto, noi abbiamo sempre ceduto, l'ultima volta è stata la prima volta che abbiamo messo un candidato nostro, e quindi mi pare di avere capito che ti stai preparando, non dico tu, ma un candidato del PD. Perché ora il sindaco Cazzini, non so se hai letto ultimamente, esce fuori con un buon 54, insomma, è con 31 anne, perché è il terzo in Sicilia e il 47esimo in Italia, quindi è un buon sindaco. Cosa fate voi? Beh, sai, questi sono dei sondaggi un po' strani, diciamo, io Noi non ho. diamo, i numeri sono Allora, prima quelli. cosa, io non ho sentito e io ne conosco gente a Ragusa, che mi abbia detto, guarda, mi hanno chiamato per chiedermi che se gradisco il sindaco Cassino, prima Questo cosa. noi, però. Seconda cosa, in una classifica dove il secondo in Italia si chiama Cateno De Catena Luca, de Luca. io in quella classifica, se Non fossi ci stato vorrei stare. sindaco, o fuori o l'ultimo. No, tant'è che uno dei migliori sindaci, secondo me, in Italia, che è Leolu Orlando, è nelle ultime L'ultimo, posizioni. l'ultimo. Esattamente. Musumeci lo troviamo nel Sì, candidato alla vabbè. regione a dodicesimo ed era Però quelli sono ventesimo. 20, De sì, sono Luca, il 100. campano, lo troviamo da secondo dietro Zaia, lo troviamo ora dodicesimo. Quindi lasciamo stare. Ora, io dico questo. Se i cittadini ragusani seriamente gradiscono questo sindaco, che lo Tanto riconfermino, piacere, cioè, ma dice. non è che, guarda, io non vivo di politica, io do il mio contributo pulito, chiaro, senza filtri, lo posso dire senza filtri, dicendo quello che penso. No, se ci sono delle cose belle che questo sindaco fa, io lo dico, lo dirò, però ad oggi, cioè, se essere bravo vuol dire non amministrare, questo sindaco è bravo, perché non è che posso dire che abbia fatto delle cose non buone, non ha fatto nulla, che è diverso. Tranne che se per fare cose noi intendiamo i post su Facebook fatti dal suo addetto stampa, che paghiamo noi, No, non è un addetto stampa, non lo so, è il no, comunicatore, cos'è? no, l'ha detto, come lo chiama il collega Cesare, collega che parliamo, l'ha detto stampa è Pino Bruto, quindi Quello è un lui dipendente comunale, ci io sto, il dice, portavoce, è uno che cammina, gli fa, insomma, da guardia del corpo, il portavoce. perfetto, è il suo portavoce che scrive quotidianamente ogni suo peso spinto, ogni respiro del sindaco, ci può anche stare, ma questa Fa non è questo politica, lavoro. e manco è politica il disserbo, che è fatto male tra l'altro, piuttosto che asfaltare una strada o un'altra. La politica è quella di disegnarla la città, o meglio di ridisegnarla, di rivoluzionarla così come avevano detto. Bene, ma io non vedo nulla e sono passati 2 anni. Cioè io non lo vedo, non vedo un gioco di squadra, vedo un
uno scollegamento totale all'interno degli assessorati, non si parlano tra di loro. No, ripeto, gli strumenti urbanistici, Mario, che dovevano essere il punto di riferimento di una città che doveva riprendere in mano l'organizzazione della crescita, non esistono. 2 anni io sono andato a una riunione e gli ho detto l'unica cosa che non avete fatto, che avete fatto è rivedere un po' la situazione, ma non avete manco portato nulla in consiglio comunale e soprattutto avete permesso, non facendo il nuovo piano regolatore generale, di fare una concessione per 180 appartamenti. Io non lo so, non lo vuole dire nessuno sta cosa. Ma quando un sindaco mi dice in campagna elettorale volume zero, volume zero per chi mi ascolta, non significa a Marina di Ragusa tenere le radio a volume zero, significa non buttare cemento nelle campagne ragusane. Ma pare che quella fosse obbligata, quella non è nulla di obbligato. Allora, quello forza. È obbligato perché non c'è il PRG, perché se ci fosse stato il PRG e i vincoli, no, quella concessione non andava data su parco agricolo urbano, tant'è che il Movimento 5 Stelle l'ha bloccata e loro sono finiti al TAR. Oggi invece, non avendo, il TAR gli ha dato ragione, ma non avendo vincoli, hanno potuto fare, hanno dovuto rilasciare la concessione. Ora, c'era Andreotti, no, che diceva, no, quello a pensare che diceva. Male. Allora, siccome io non ci credo che ci sono queste dietrologie di interessi all'interno di questa cosa, poi se qualcuno vuole andare a friculiare tra le carte lo faccia, io faccio politica e quindi la politica secondo me invece è quello di andare a denunciare le cose che non vanno, io dico che questo sindaco, ditemi, i cittadini, ditemi, un'opera degna dopo 2 anni che apporti la progettazione, anzi l'idea, quindi dal programma, la progettazione, il finanziamento e dico lavoro. Almeno l'inizio dei lavori. Inizio dei lavori, non esiste un'opera, quindi tutto il resto è ordinario, quindi non amministrare, se non amministrare ti fa mantenere il consenso che aveva, perché lui adesso sta mantenendo il consenso che aveva, bene, allora forse i ragusani vogliono un sindaco che non amministri, ma siccome il voto popolare upicca ma vasto magna masso vecchio, ma siccome il voto popolare è sovrano, per carità, la gente ha, se piace questo sindaco che è una brava persona, ma io avete mai brava visto persona, non ci avete possiamo, mai visto non gente possiamo. Che ha fatto il sindaco a Ragusa che non era una brava persona? Vabbè, ora no, io a Ragusa magari in qualche altro posto poi li hanno arrestati. Io sono stato consigliere comunale per 9 anni per 3 mandati. L'ho fatto. Il più eletto, no, lascia stare, dire. Non ha importanza, lo sanno, chi mi conosce lo sa, quando mi sono candidato, il consenso che ti abbiamo avuto. Ti sei battuto sempre, no, ma io avevo un sindaco, era Angelo Schempi. Io avevo un sindaco, avevo più voti. No, a Consiglio Comunale, chi ha avuto più voti è sottoscritto. No, dai tre mandati Angelo no, Schempi. No, no, 3 preferenze non contano. Allora, con 3 preferenze puoi pigliare pure 3.000 voti, io ne ho preso 1.200 con preferenza secca, senza preferenza di genere. No, che già di per sé vuol dire tanto, ma lasciamo perdere, quella è la storia, il passato, poi chi vuole, chi è amante di statistiche, mi pare che qualcuno c'è qua a Ragusa, poi le andrà a prendere queste cose, ma non importa questo, io dico, io ho avuto sindaci in maggioranza e in opposizione, purtroppo abbiamo fatto l'errore 10 anni, quando è stato 16 anni fa, la vicenda Solarino, per quello che è successo, la stiamo ancora pagando. Dico, l'avete pagata anche in queste elezioni? La stiamo ancora pagando. È stata pagata in queste elezioni. La stiamo ancora pagando, tant'è che noi non governiamo dal 2005. Però io ho avuto un sindaco che oggi è nel PD, che prima non era nel PD, che è Nello. No, con cui è vero che ci si scontrava. Guerre ne facevate. Ma guerre ne facevamo, ma la città è stata rivoluzionata, cambia, quella è la rivoluzione. Dove tu c'hai un'opposizione che spinge tutti i giorni a dire tu devi fare questo, lui ti dice no, però poi lo faceva, no? Le sue idee, le nostre idee, poi alla fine si sposavano in consiglio, cioè il piano particolareggiato del centro storico l'abbiamo votato tutti, adesso c'ha 5-6 anni che è fermo, perché non lo riprendono e non lo modificano per evitare questa mummificazione del centro? Avevano parlato, il centro lo dobbiamo recuperare, mi pare che siamo esattamente al punto di partenza. Ora ripeto, si parlava di parcheggi, no, dico, c'era il parcheggio di Ibla, no, là ci devono dare la via, adesso non lo so, e noi a Roma anni. Abbiamo semplificato un po' tutta la questione, vediamo. Adesso lo facciamo su Meci, gli dia la via al suo amico Cassì, no la via, valutazione, no, la via, valutazione impatto ambientale, o la VAS, valutazione la ambientale strategica, sì. Ma ripeto, dategliela, fateglielo fare sto parcheggio, oppure vai a Palermo e bussa e fai sentire la tua voce, perché non basta essere una brava persona. Sì, sì.
Quindi, questo lo sappiamo. Oggi noi possiamo rivendicare tante opere che si sono fatte, oggi io non le vedo, non vedo il Teatro Marino partire. Si parlava del cinema alla Licata che dobbiamo allora, comprare, si parlava di un parcheggio sotterraneo in Marina. Io giovedì avrò il sindaco qui e gli farò queste domande. Però noi andiamo a chiudere su questa storia, anche perché però un punto, scherza, un punto abbiamo, facciamolo, abbiamo guarda che oggi il governo nazionale sul decreto semplificazione c'è dentro 130 opere e c'è dentro la Ragusa Catania. Lo vogliamo dire che la Ragusa Catania è dentro queste opere e speriamo che partano, così qualcuno la smetta di scrivere i post a 50 anni, 60 anni, e che negli ultimi 3-4 anni tra le marce da Ragusa a Catania, tra anche il 5 Stelle, tra chi la voleva, per carità, tra chi la voleva pubblica privata, tra chi poi ha deciso di farla pubblica, ognuno deve prendersi i meriti che ha. Alla fine a noi serve la strada. Bene, quindi la strada serve e serve se sei di destra o se sei di sinistra, poco importa. Bene. Quindi, noi ci siamo, faremo la nostra politica, saremo sicuramente contro un sindaco che in giunta ha Fratelli d'Italia e la Lega di Salvini. Poi c'ha uno di sinistra. Uno di sinistra, no? Che fa l'assessore, che ogni tanto insomma, è di sinistra, ogni tanto è di destra, ma questo non importa, no? Tanto ormai, come si dice, sono le liste civiche, la camaleonticità politica esiste. Mi hanno detto che viene ora Zingaretti, Nicola, viene Zingaretti a Morgantina. A Morgantina? Sì, e cosa c'è No, abbiamo il congresso regionale, sarà eletto, sarà annunciata la segreteria di Anthony Barbagallo, ci sarà la prima riunione dell'assemblea regionale, quindi ogni provincia, Ragusa ne esprime 18. 18 e 19, sabato e domenica. Ora, luglio? Sì. Faremo una due giorni, ci sarà l'insediamento di tutti i circoli, della direzione regionale, quindi a Morgantino, nel Teatro Antico. A Morgantino, adesso te lo faccio sapere. Fare. Te lo facciamo sapere. Ma è una riunione di gruppi dirigenti, no? Che vogliono rilanciare un partito nuovo, un'immagine nuova di chi vuole fare una politica per cercare seriamente di cambiare questa Sicilia. E allora scusa, tu mi devi dire, sei candidato a sindaco oppure no? Io sono candidato dove il partito mi chiede di esserci e di me. Io la faccia ce l'ho sempre messa. Ci ho messo la faccia, ci ho messo altre risorse, ci ho messo l'impegno, ci ho messo la mia passione. Cioè io la politica, al di là di quelli che ti dicono ah ma la politica siete mangiata, io l'ho fatta per passione, perché io credo attraverso la politica nel migliorare la mia città, in questo caso il mio territorio. Perché io per fortuna non vivo di politica, io lavoro, questo è bello. Ho le mie attività, mi ammazzo di lavoro, al contrario di qualcuno che dice che magari dice che uno non fa nulla tutto il giorno perché vive di politica. No, trovate il tempo, lo dico ai telespettatori, venite al Partito Democratico, in questo caso faccio gli interessi di uno schieramento, venite e fate politica e fatelo per la passione, per la vostra città, anziché dire i politici siete tutti gli stessi, non siamo tutti gli stessi, facciamo politica e miglioriamola questa città, facciamola insieme. E purtroppo dobbiamo dire che noi siamo in un paese che vive di politica, nel senso che chi comanda la politica, quindi o fate politica oppure... Nel mondo comanda la politica. Da noi comunque non abbiamo ancora un tiranno né un despota. Ah, questo sicuramente. Quindi si deve fare politica e poter poi fare democraticamente. Qualcuno ogni tanto ci vuole provare. Ma la Ragusa non si può fare. Ci vuole provare. Grazie Peppe Calabrese, andiamo avanti col telegiornale. Questa è Teleiblea. Fu, siccome morbida, dato il cotal sospinto, stende la sposa e la spesa. A proposito di spesa, ti avvisano i signori clienti che Hard sta per chiudere. Sì signora, si è fatto Hard. Vai, controlliamo. Patate, banane, cipolle, convenienza e qualità, non è mai troppo Hard. Frassica! Ciao, bello, che non lo conosco. Fattoria delle Milizie, un luogo dove si rispettano le tradizioni più genuine per offrire prodotti di qualità e comfort. La Fattoria delle Milizie, che si trova a Scicli, a 500 metri dal convento della Madonna delle Milizie, grazie al suo allevamento di capre, è specializzata nella produzione di formaggi caprini, biologici al latte crudo. Alla fattoria puoi trovare i sapori tipici del territorio,
come l'eccellente olio extravergine d'oliva estratto da piante autoctone. Acquista anche le salse, le conserve, la pasta di grano ibleo, ma anche un pregiato riso del Piemonte, tutto consegnato in poche ore a casa vostra. Alla Fattoria delle Milizie si può anche pernottare in accoglienti camere matrimoniali, triple o familiari. Tutte le informazioni a info@sisagro.it oppure ai numeri 0932 19 21 505 e 335 13 68 124 dal lunedì a venerdì dalle 9 alle 17. Bene, allora, il premier cittadino, Beppe Calabrese, che è il segretario cittadino, dice le cose, giustamente fa parte dell'opposizione, io anche se non è in consiglio comunale. Oggi abbiamo avuto una chiacchierata con il sindaco, diciamo una chiacchierata su WhatsApp, perché abbiamo pubblicato un articolo a firma di Stefano Ferrera su questo giudizio in favore del sindaco. E abbiamo detto, sembra strano tutto questo, questo consenso se stiamo a sentire quello che dicono le opposizioni. Però abbiamo noi stesso concluso dicendo, ma in verità tutto questo male non c'è e quindi la gente alla fine preferisce la tranquillità piuttosto che diciamo correre il rischio. Dice giustamente Beppe Calabrese, i tempi sono maturi per cambiare la città, come aveva fatto Di Pasquale e tante cose le ha fatte, quindi io dico che oggi il sindaco dovrebbe cambiare marcia e far vedere che questi 3 anni parte con le marce basse e cerca di salire più in alto possibile. Noi lo avremo giovedì qui in studio, domani c'è Consiglio Comunale, certamente affronterà l'argomento, quindi poi giovedì faremo un dibattito con lui. E ora andiamo a immagini che ormai voi conoscete, nel senso che si ripetono, ma sono quelle che ormai tutti conoscono. Anche stamattina c'è stata una manifestazione, direi non numerosa, ma il concetto è sempre quello, sono i piccoli azionisti che gridano vogliamo i nostri soldi, vogliamo i nostri soldi. Sono davanti all'agenzia 1 della Banca Agricola in via Archimede. La storia è sempre la stessa. La banca, nonostante l'assemblea di giorno 29 giugno, nonostante i comunicati stampa in cui si va a confermare la crescita della banca, il dividendo, eccetera, eccetera, però la verità è che chi ha le azioni e nel caso volesse rientrare in possesso dei soldi non lo potrà fare. Quindi questa cosa è assoluta. Purtroppo non si può cancellare questo discorso, quindi certamente lo dobbiamo segnalare e speriamo che la banca, intanto io ho fatto richiesta direttamente col presidente Schirinà di poter fare un'intervista con dei tecnici per farci spiegare esattamente che cosa sta accadendo. Il presidente ha detto che la scorsa settimana erano molto impegnati, questa settimana dovremmo avere la possibilità, vediamo se entro venerdì, di fare qualche intervista. Comunque riportiamo la protesta e andiamo a parlare di aeroporti. Oh, non cambia nulla, non vi preoccupate. La SAC di Catania ci manda un comunicato trionfalistico e dice va bene, abbiamo avuto pene, però noi ripartiamo addirittura con uno sforzo incredibile per poter raggiungere almeno il 50% del traffico dell'anno scorso. E vi diamo un bel po' di destinazioni. Guardate, la Germania 9 città, Berlino, Colonia, Düsseldorf, Francoforte, Amburgo, Hannover, Monaco, Stoccarda e quest'anno anche Dortmund. Quindi la Germania cresce per le destinazioni e quindi arriva a partenza da Catania. La Francia, 8 città, Bordeaux, Parigi, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Nizza e Tolosa. Quindi già sono 9, 8, 17. Il Regno Unito con tutta la racina appesa che abbiamo con Londra,
Londra, Birmingham, Bristol e Manchester. Poi Spagna, Svizzera, Romania e Polonia, che ci sono Madrid, Barcellona, Siviglia, Basilea, Ginevra, Zurigo, Bucarest, Bacau. Questa è la novità di quest'anno, Bacau in Romania, Iasi, Varsavia, Katowice e Cracovia. E inoltre ci sarà Vienna, Bruxelles, Sofia, Atene, Riga, Lussemburgo, Malta, Casablanca, Marrakesh, Olanda, Amsterdam e Eindhoven, in Ucraina, novità dell'estate, Kiev, Ungheria, Budapest, Albania, Tirana, novità dell'estate, Cazzarola, ce l'hanno a non finire e naturalmente Comiso, forse, farà i suoi due voletti, uno per Francoforte Ann e l'altro per, cos'è l'altro, forse Charleroi. Ma allora mi chiedo sempre io, ma questa grande madre SAC è come, lo diciamo sempre, come balocchi e profumi, no? Mentre la madre si diverte, la figlia muore. Loro potranno dire, ah, ma noi non ci divertiamo, sai quanti dipendenti abbiamo? Ma porca miseria, 37, 40, e ancora stiamo aspettando Istanbul, Dubai, Tel Aviv, Mosca e San Pietroburgo, per i quali esistono limitazioni, santo Dio, e non riusciamo a fare qualche volo di più per Comiso. Io sono convinto che i Neuge ci tengono con il tallone qua. Se poi Gambuzza e soci, anche Di Bernardo, sono convinti che non è così, beati loro. Io sono convinto che di fronte a 53 destinazioni in tutta Europa e in mezzo mondo, è Comiso quello che è, secondo me siamo veramente nei guai. Detto questo, vi ricordate, abbiamo fatto delle immagini dei servizi sul mare, non li mandiamo in onda oggi la seconda parte delle interviste perché il mare ora va a migliorare, quindi chissà cosa ci sarà domenica. Invece andiamo a parlare di ragazzi, i ragazzi che sono la forza del futuro, però se non vengono, come posso dire, instradati bene, se non ci sono le organizzazioni che fanno questo lavoro, pensate, i salesiani negli anni hanno svolto sempre un compito eccellente, poi magari possono essere criticati, tutto quello che volete voi, però l'oratorio, i salesiani, i ragazzi che vanno a giocare, che si fanno il grest, si mettono insieme, tutto questo è scuola di vita e vi assicuro che chi ha frequentato i salesiani difficilmente nella vita poi sbanda, credetemi. Detto questo, vediamo l'intervista di Gianni Papa, io vi saluto, ci vediamo con le prossime edizioni. Ciao a tutti. Questa è Teleiblea. Laboratorio Analisi Battaglia, Corso Vittorio Veneto 757 Ragusa, telefono 0932 191 50 82. Oltre 40 anni di esperienza e le attrezzature più moderne e precise per garantire risultati certi ed accurati in tempi brevi. Il personale del laboratorio effettua prelievi a domicilio, idonei a tutte le analisi cliniche specialistiche. Il laboratorio Battaglia è tra i pochi in provincia ad eseguire specifici test sierologici, più approfonditi e più sensibili, autorizzati dal Ministero e dall'Assessorato alla Sanità per la lotta alla pandemia. E il prezzo è politico, perché è imposto dalla Regione per questi momenti difficili. Laboratorio Analisi Battaglia, Corso Vittorio Veneto 757 Ragusa, telefono 0932 191 50 82. Dai rigogliosi pascoli degli Iblei, dalla laboriosità dei casari, dalla trasformazione del latte intero crudo, nasce il Ragusano DOP, sottoposto ai controlli che ne assicurano la massima sicurezza alimentare. Certificato, rintracciabile e garantito. Lo trovi nelle salumerie e nei punti vendita. Scegli il Ragusano DOP e sai cosa mangi. Questa sera un ospite che per me è un particolare piacere, perché è la prima volta che ho veramente la soddisfazione, l'onore anche di averlo con noi, che è padre Salvatore Mercorillo. Come vedete,
dall'immagine teoricamente alle nostre spalle il presidente responsabile, l'anima di Spazio. Padre, cos'è questo Spazio? Spazio è un oratorio, semplicemente. All'antica, bello. All'antica, oratorio. L'abbiamo denominato Spazio come suggerimento di Monsignore Rizzo. Dice, conquistatevi lo spazio, perché a Ragusa c'erano solo i salesiani a quei tempi, 42 anni fa. C'erano solo i salesiani, ci sono ancora. Altri oratori non ce n'erano. Quindi quella parola spazio era un progetto di allargare la mentalità degli oratori nelle parrocchie. Purtroppo non ci siamo riusciti. Perché? È perché la mentalità a cambiarla è un po' difficile. È difficile. Ebbene, a proposito, tanto per essere in carattere, insomma, il buon Gesù ci ha messo parecchio, no? Si immagini noi poveri mortali. Allora, il mondo dell'oratorio, che poi nel tempo ha avuto, diciamo, il gradimento ha avuto picchi strani, alti e bassi, è quel mondo dal quale comunque sono uscite generazioni intere di giovani, per esempio moltissimi sportivi sono usciti dal mondo dell'oratorio, calciatori, a Ragusa calciatori di serie A, ciclisti professionisti, dai salesiani o altro. Voi in che cosa avete avuto la difficoltà di essere i secondi, se ne avete avuto? I secondi venendo dopo i salesiani, di essere l'altro oratorio. No, ma diciamo che abbiamo camminato in parallelo con i salesiani. Questo è molto giusto. Anche perché come associazione educatori abbiamo fatto un corso di 2 anni con l'Università dei Salesiani di Roma. Vede, stiamo mandando proprio le immagini che riguardano Spazio, voi li vede. Allora, sì. Mi dica un po', oggi Spazio quanti giovani segue? Ecco, allora, in questi 42 anni c'è stata una evoluzione e involuzione. Spieghiamole. Ora, nella fase di involuzione, come lei diceva, i salesiani hanno dato dei personaggi importanti. Noi abbiamo addirittura 3 sacerdoti abbiamo dato alla chiesa di Ragusa. Ho capito. E altre che mi hanno seguito alla lontana, e tante professionisti bravissime, abbiamo dei medici, addirittura in questo momento c'è qualcuno anche in avanguardia a Brescia, in un centro di cura speciale per il Covid. Bellissimo questo qua. Così una a Catania, un'altra nel Piemonte. E questo è stato nel momento del picco positivo o nel picco ascendere? Nel picco ascendere, perché addirittura eravamo 150 minimo, arrivavamo a 200 addirittura per fare il cammino formativo progressivo che era a livello di età, perché le domande sono a livello di età, certo. E le risposte devono essere a livello di età. È ovvio. E per tanti anni abbiamo dovuto dividere in gruppi di età per fare delle esperienze, che ne abbiamo fatte anche esperienze a Donna Fugata, dove abbiamo una casa del comune. Ho capito. Incomodante. Ma scusi padre, ragazzi e ragazze o solo ragazze? Ragazzi e ragazze. E ragazze. All'inizio, lei se si ricorda, c'erano le ragazze, punto e basta, e niente mischiate. Noi per la prima volta abbiamo mischiato, anche perché venivo da un'altra esperienza molto bella del centro internazionale di Padre Rotondi. Padre Virginio Rotondi dell'OASI, grossissimo nome, internazionale. Grossissimo. Sì. E mi dica un po', e oggi più o meno quanti sono? Oggi siamo nel calo più assoluto, perché siamo arrivati ai piccoli. I grandi a 11 anni già scompaiono dalla circolazione. E quindi si pone a questo punto un problema enorme che coinvolge scuola, catechese, chiesa, e animazione e formazione. Lei sicuramente si sarà chiesto perché. Il perché è complesso. Dal 60 in poi la società è andata a picco in tanti sensi, soprattutto nel vivere, mi pare che il virus sì. lo sta scoperchiando questo. Manca il senso dei valori, quello che chiamiamo etica. Sì. È proprio al ribasso, ma Massimo, tanto lo vediamo nella cronaca. Il tentativo è proprio di abolirla l'etica, no? Si cerca di fare in modo che l'etica non abbia più senso. Però abolire l'etica significa abolire l'umanità,
Abolire l'umanità è l'uomo, allora siamo proprio alla fine. Non siamo noi. Mi dica un po', e con questi ormai giovanissimi, visto che mi diceva è una scelta obbligata, visto che... Ma prima di passare a questo, secondo lei c'è qualche segnale di inversione di tendenza o no? Bisogna stare molto vicino ai ragazzi. E noi abbiamo bisogno anche della vicinanza dei genitori con i figli. E lì è la difficoltà. Anche là la difficoltà è forse... Difficoltà grande, grande, perché i genitori sono in difficoltà. Il Papa ha scritto tutto un itinerario su questo. E ha incoraggiato i genitori a stare vicino ai figli, sì ci sono dei problemi, però non scoraggiamoci, passerà tutto questo, può darsi che passerà, che verrà una nuova generazione di vicinanza. E per questo noi nel momento della chiusura in casa per questo virus, certo, sapevamo che i nostri ragazzi sono una trentina circa. Erano in casa prigionieri e quindi nelle difficoltà e le abbiamo contattate anche con videochiamate. Quindi avete cercato di seguirli, sia pure a distanza, nonostante tutto. Ecco, l'attività che avete fatto negli ultimi tempi, in parte durante il periodo della chiusura e in parte dopo la riapertura, in che cosa si è concretizzata? Si è concretizzata, noi siamo passati alla conoscenza, aiutare i ragazzi a conoscere se stessi, fisicamente. Che sarebbe il primo passo, quello fondamentale. Primo passo, esatto. Sono quelle famose domande arcaiche. Chi siamo, dove andiamo? Esatto, bravissimo. Perché alle volte non sanno rispondere, chi sono io, dove vado, verso dove vado. Padre, ma mica sono solo loro che non sanno rispondere, appunto. Noi sappiamo rispondere. Sì, quello è il punto. Prima dicevamo dei genitori, ma i genitori abbiamo perso dei passi importanti verso la famiglia, anche come chiesa. Eh sì, è vero, questo qua è vero. E mi dica un po', e la risposta a questo com'è stata? La risposta è faticosa. È faticosa perché dovrebbero superare le difficoltà materiali. Come fanno? Perché i figli li posteggiano, come si dice, lo so, un po' dove capita. Alle volte senza sapere con chi stanno, cosa fanno, quale valore assorbono. Certo. Che sono un po' come spugne i giovani. Esatto, esatto. Quindi assimilano, ma poi non assimilano niente, imitano. Certo, ma nonostante tutto, nonostante le difficoltà, lei pensa che ci siano motivi di speranza dalla risposta ottenuta, oppure anche lì stiamo registrando segnali negativi? Nel poco, risposte positive. Nel poco? Nel poco. Però è il molto che manca, cioè la presenza, perché se noi ce l'abbiamo all'oratorio, i ragazzi li seguiamo con laboratorio, teatro. E rispondono? Rispondono, perché loro sono pieni di emozioni. Hanno bisogno di essere spinti, stimolati. Spinti, aiutati, ecco, con i laboratori assimilano tanti valori, anche di relazione, di rispetto. E poi le dice continuano a portare... Se superano l'età critica con che questi valori, dagli 11 ai 13, 14 anni. Anche di più, 13, 14 già scompaiono. Quindi, se scompaiono con questi valori un po' assimilati, allora forse invece del grano turco abbiamo seminato piantato una quercia. Una quercia. Bene, pare. Al momento è finito, c'è la pausa estiva di questa attività o continua anche in questo periodo? In genere noi continuiamo perché facciamo il campo scuola. Quest'anno abbiamo dovuto accontentarci di questa parentesi che abbiamo fatta nei giorni scorsi. E l'abbiamo fatta con tutte le regole di prescrizione per lo stare insieme. L'abbiamo fatto nel parco dei Gesuiti, che ci hanno dato a disposizione il parco in mezzo agli alberi. No, qua, i Gesuiti qua. Hanno un parco, una pineta. E dov'è? Mi perdoni la mia... È dietro la chiesa del Sacro Cuore. Ah, ho capito, sì. E invece l'associazione, il spazio dove ha sede? Allora, noi siamo, se no facciamo... Spazio è la denominazione dell'oratorio. Perfetto, dov'è? E,
Sotto i Gesuiti. Sotto i Gesuiti, capito. Che era centro sociale. Ho capito, sì. Allora sì. Noi siamo stati ospitati come centro sociale regionale, quindi accomodato operatore. Ho capito, perfetto, benissimo, questa è una cosa molto interessante. Quindi, e ancora siamo lì, fino quindi, a quando non ci mandano via. Oh, quindi ancora una volta, mentre intanto scorrono le immagini che fanno capire, fanno notare quanto sia il valore di quello che si cerca di fare, con Padre Mercurillo abbiamo toccato un problema sicuramente serio e altrettanto sicuramente trascurato sotto la spinta di un miliardo di motivi. Non stiamo qui a fare né i censori né i giudici, perché credo che i torti li abbiamo tutti. E quando una situazione diventa difficile, soprattutto a livello sociale, particolarmente a livello di giovani, è doveroso che coloro che giovani non lo sono più si chiedano quanto è la loro parte di errore. È troppo facile pensare che c'è colpa degli altri, no? Io credo che ci abbiamo messo un po' tutti del nostro, no? Più che colpa è stata una negligenza su se stessi. Eh beh, questo è gravissimo, anche perché vuol dire che forse non si ha abbastanza stima di quella cosa straordinaria che è la vita, sì. E che quindi la vita andrebbe vissuta. Nessuno pretende che ognuno deve essere Madre Teresa di Calcutta o il missionario, però nel nostro piccolo ognuno di noi può cercare quantomeno di rispettare determinati valori che al di là del senso religioso o meno sono alla base di tutto, la civile convivenza, il rispetto, la solidarietà, penso che sia questa la base, no? Ma non c'è bisogno, si può fare da credenti di una qualsiasi religione, si può fare da laici, il rispetto dell'altro, il rispetto, il tentativo di essere solidale, il tentativo di aiutare chi ne ha bisogno, dovrebbe essere una stella polare che ci orienta sempre. E in questo iniziative, attività come tutte quelle che fa Spazio sono particolarmente importanti, perché cercano di, tra virgolette, colpire nel momento iniziale di quando si forma la coscienza, che poi fatto più avanti è difficile, bisognerebbe attraversare percorsi di conversione, non è facile. Allora, Padre Mercurillo, visto che ci siamo tirati ormai 12 minuti, andiamo a chiudere, io vorrei innanzitutto complimentarli per queste iniziative, perché sono, credo, fondamentali anche in questo mondo così ormai, come potrei dire, indifferente a tutto. Credo che l'indifferenza sia veramente il peccato peggiore. È il peccato più grosso, non so se lei è d'accordo con me. Sì, certo. L'indifferenza è il peccato più grosso che uno possa fare nei confronti della vita. Allora benvengono iniziative come questa, che cercano soprattutto alle classi più giovani di dire loro: guardate che esistono altre strade, altre vie. Poi nessuno può obbligare nessun essere umano a batterle. Però le strade ci sono, un poco di buona volontà, un poco di convinzione, un poco anche di stima in se stesso, perché credo che quello che manca è soprattutto la stima e il rispetto di se stessi. E voi siete quelli che cercate di darlo. Io volevo aggiungere una cosa, anche per aprire una finestra di speranza che ci segue, perché abbiamo intuito una cosa. Per questo io da anni che batto su questa direzione. Abbiamo perso il significato dei valori. Sì, è vero. Cioè non soltanto il significato etimologico, il significato esistenziale. Quello vero.